Tre giorni dedicati all'imprenditoria femminile si chiama Fenomena, il primo salone espositivo tutto concentrato sulle imprenditrici di 8 regioni del sud, attive in 3 settori chiave del Made in Italy: food, design e moda. L'evento, che si terrà dal 9 all'11 luglio presso l'Aurum di Pescara, dove si svolgeranno incontri B2B tra aziende e compratori internazionali. In tutto sono 67 le imprese italiane che parteciperanno alla prima edizione di Fenomena. Si tratta di 20 brand fashion, 11 aziende della sezione design e 36 aziende dell'agroalimentare. Questa iniziativa è inclusa nel cosiddetto piano Export Sud, che è un piano finanziato con fondi europei e che ha come obiettivo quello di migliorare la performance delle imprese delle 8 regioni del meridione, isole più Abruzzo e Molise, sui mercati internazionali. Il nostro scopo, visto che queste imprese molto spesso sono piccole e micro e non riescono ad andare da sole sui mercati internazionali, è di portare qui a Pescara il mondo dei buyer internazionali. Una volta che la donna riesce a costituire la propria società e riesce quindi a inserirsi nel mondo del business, per dirla con un'espressione comune, va come un treno. Molto spesso però nel nostro paese è difficile per la donna svincolarsi da tutta una serie di incombenze aggiuntive che a volte rendono più difficile il fatto di dedicarsi alla propria attività imprenditoriale, ma una volta che l'attività è avviata vanno come dei treni, come dimostrano le nostre imprenditrici fenomenali che stanno esponendo in questi 3 giorni a Pescara. Per quanto riguarda l'imprenditoria locale, la Camera di Commercio da sempre è stata vicino a tutti gli imprenditori, certamente compreso quella femminile. Partecipiamo con la formazione, partecipiamo con vari contributi, con vari bandi, per cui è un momento di ripartenza vera e speriamo che tutti ne cogliamo le opportunità.